Do per scontate molte cose, condivido tutte le cose dette, soprattutto la relazione di Piero. Voglio provare ad aggiungere alcune riflessioni. Io vedo questa fase come una fase sicuramente difficile, sicuramente inedita, sicuramente ha ragione Piero, è cambiato tutto, però è un'opportunità. È sicuramente un'opportunità per il paese, è stato detto ampiamente. Io voglio provare a fare altri due ragionamenti. Secondo me, noi siamo di fronte a una fase che può essere una grande opportunità per la politica e per il PD. Per il PD, a patto che noi ritorniamo nel momento in cui abbiamo avuto davvero e abbiamo una funzione nazionale a costruire la politica di una forza riformista su cui abbiamo scelto di fondare il Partito Democratico. E dico questo sapendo che questa vicenda dimostra quanto sia stata giusta, lungimirante la scelta che Area Democratica ha fatto di entrare in maggioranza e quanto sia evidente il contributo che Area Democratica ha dato alla definizione di questo percorso e di questa linea, altro che accordi di potere. Potere ne abbiamo visto poco, in compenso abbiamo dato, credo, un contributo molto importante alla definizione delle scelte politiche di questi mesi. Però dicevo un'opportunità per la politica. Certo, c'è la sconfitta di Berlusconi. È la sconfitta di Berlusconi questa. Dobbiamo evitare che diventi la sconfitta della politica, che venga rappresentata come la sconfitta della politica, che venga vissuta come la sconfitta della politica dai cittadini italiani. D'altra parte il quadro che abbiamo davanti è evidente, ce lo siamo detti molte volte. C'è un quadro in cui il vento dell'antipolitica spira forte, c'è una distanza forte tra i cittadini, la politica, le istituzioni. C'è un sondaggio di questi giorni che dice che la maggioranza degli italiani sarebbero disposti a rinunciare ai diritti democratici pur di veder risolti i loro problemi. La dice lunga di quanto è grave la crisi della politica. Oggi noi abbiamo una duplice possibilità e opportunità di contribuire a rappresentare la politica in maniera diversa, come qualcosa in cui le forze politiche si occupano del paese prima di tutto e non del proprio interesse di parte. Secondo, costruire una fase in cui cambiano le cifre del confronto. Dopo anni di scontro, di ricerca delle divisioni che hanno diviso la società italiana, credo che oggi ci sia la possibilità di evitare che tutto si trasferisca in uno scontro ideologico, ma di passare al confronto sul merito, un confronto più comprensibile. Ora, l'altra opportunità, e questa lo voglio dire senza contraddire le cose che ho sentito, però io sono convinto che c'è stata la sconfitta di Berlusconi. Io però credo che questi mesi, questi anni, quelli che abbiamo alle spalle, di fronte, che il governo Monti rappresenti una grande opportunità per chiudere col berlusconismo, perché non è scontato che la sconfitta di Berlusconi significhi la fine del berlusconismo, perché il berlusconismo è stato molto di più e ha sedimentato nella società italiana molto di più della semplice figura del leader. Perché via Berlusconi non vuol dire aver cancellato ciò che ha rappresentato, l'idea di una società che rompe le solidarietà, che alimenta le paure, un messaggio che la politica è inutile, addirittura dannosa, addirittura costosa, l'idea di una politica che ha impedito il confronto sul merito, che ha cancellato il futuro dall'agenda politica del governo e della politica, che ha prodotto disgregazione, colpito nel profondo la convivenza civile. Il berlusconismo è stato tutto questo e ha sedimentato l'intolleranza e ha sedimentato. Noi oggi abbiamo l'opportunità di cominciare a chiudere con questa fase. Io penso che sia un fatto molto positivo il governo Monti. Io credo che i sondaggi che dimostrano che si premia la responsabilità di chi l'ha voluto dimostrano che c'è una parte del paese che guarda, ho finito, con attenzione. Il PD viene premiato per questo, però
ripeto, io non penso che il berlusconismo sia finito e non so se basterà quest'anno e mezzo di governo Monti. È per questo che a me convince la cosa che ha detto Piero. Oggi noi dobbiamo mettere in campo un progetto di riforma istituzionale, un'idea di paese attorno a cui costruire un'alleanza forte che deve partire dalle forze che oggi dall'opposizione hanno contribuito a sconfiggere Berlusconi. Sarebbe un errore, e un errore grave, tornare indietro. Sarebbe un errore grave rinunciare a quella alleanza tra i progressisti e i moderati, di cui ha parlato anche Bersani a Roma, ma di cui Dario parla da molto tempo, perché è la grande occasione per cambiare davvero questo paese e sconfiggere il berlusconismo. Grazie Franco.